Ciao a tutti e bentornati su Natura Mania. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi neanche un video. Libellule con l'apertura alare di un falco e scorpioni di mare lunghi come un uomo. Sono solo alcuni degli invertebrati preistorici di cui parleremo in questo video. Vi presenteremo alcuni animali più antichi mai conosciuti e le loro straordinarie capacità. Gli scorpioni di mare sono i più grandi artropodi mai esistiti. Questi potevano arrivare a 2,3 metri di lunghezza e si trovavano nei mari poco profondi dell'attuale Europa e dell'America settentrionale. Prima della comparsa dei pesci predatori, gli scorpioni alati erano i più importanti cacciatori dei mari bassi. Questi strani animali nuotavano muovendo gli arti come dei remi, avevano delle grosse zanne simili a delle chele di un gambero e una coda a forma di pinna ampia e corta. I loro occhi grandi erano in grado di cogliere il movimento dei piccoli pesci corazzati che vivevano nei fondali fangosi e per cacciare si avvicinavano strisciando lentamente verso la preda e poi scattavano all'improvviso con un colpo di coda. I primi insetti erano piccoli artropodi senza ali, ma circa 300 milioni di anni fa alcuni insetti svilupparono le ali. Il volo sarebbe servito per trovare un compagno, sfuggire ai predatori e cercare cibo. Il successo degli insetti è stato enorme, tanto che oggi il mondo brulica di milioni di specie. Infatti, nessun altro artropode ha tante varietà. La Meganeura era una gigantesca libellula primitiva con un'apertura alare di 70 cm. La sua dieta era composta da insetti delle foreste tropicali e la sua caccia era simile a quella dei falchi. Infatti, con i suoi grandi occhi, coglieva i movimenti delle prede e le catturava in volo. Le sue lunghe ali avevano delle nervature chitinose che le rendevano rigide e con queste cambiava direzione e velocità all'improvviso per cacciare. La Meganeura aveva zampe più forti delle specie attuali e poteva catturare insetti grandi come scarafaggi. Gli agnati sono i pesci più antichi del mondo, in genere lunghi 20 cm, potevano arrivare benissimo a un metro di lunghezza e in vari casi somigliavano a girini. Gli agnati avevano la bocca priva di mascelle. Era sempre aperta per mangiare le particelle di cibo filtrate dal fango. Inoltre avevano un numero di pinne inferiore a quello dei pesci più avanzati, per questo erano meno agili. Questi pesci avevano due prolungamenti dello scudo osseo del capo, che erano simili a delle corte ali e sembravano una corazza. Quest'ultima fungeva da scudo e li proteggeva da attacchi di scorpioni di mare e da altri predatori. Nell'età dei dinosauri si sono evoluti i neopterigi. Faceva parte di questi il Lepidotes, il cui nome significa scaglioso. Questo pesce osseo, lungo come un uomo, aveva una coda robusta per nuotare più velocemente e ha evoluto una vescica natatoria per controllare il galleggiamento. Inoltre, aveva la capacità di flettere la bocca per risucchiare le prede. Come i pesci più antichi, era dotato di scaglie coperte da uno spesso strato di smalto. Nuotavano vicino ai fondali di laghi e acquitrini, nutrendosi di molluschi che stritolavano con i robusti denti. Nonostante tutto, le notevoli dimensioni e le scaglie protettive venivano a sua volta cacciati da altri dinosauri. Circa 400 milioni di anni fa vivevano diversi tipi di pesci ossei, ma negli ultimi decenni del secolo scorso gli studiosi hanno scoperto un pesce d'acqua dolce chiamato pesce Pander, che era uno degli antenati più vicini ai vertebrati di terraferma. Aveva un corpo lungo circa un metro ed era stretto, aveva il capo largo e piatto, con gli occhi inseriti superiormente, mentre le narici si aprivano molto in avanti sul suo muso. Il video è terminato, lasciate un like se vi è piaciuto e fateci sapere nei commenti se conoscevate questi antichi animali. Vi lasciamo il link del nostro profilo Instagram e Facebook dove ogni giorno pubblichiamo tantissime curiosità. A presto!